Questo non è un fossato. Non so come mai si è mantenuto, ma è incredibile. Adesso lì l'hanno addirittura delimitato con arrivare fino alla strada. Ma continua sotterraneo oppure poi si spenge? No, è stato interrato. E la tua didascalia all'immagine di questo tracciato? La didascalia a questa immagine? Cioè, questa cosa qua è un segno urbano che adesso, appunto, adesso non abbiamo il nostro amico architetto paesaggista, però questa è una scrittura, cioè potremmo un segno urbano. Certo. È una paleoidrografia urbana. Orni è il nome di un fiume, quindi non è escluso che ci sia qualche etimo, forse il latino, comunque cornio e i corni sono tutti poi a curvi, cioè perché seguivano anche i confini fra un coso e l'altro. I corni? Sì, ce corni con due i finali magari. Sì. Il cornio. Ho inventato ora. Però dice il cornio, i corni. Con due i, certo. Dice perché sono a curva. Ci dicevamo ieri, ti ricordi? Sì, che descrive che c'è una più curva. Avanti c'era una curva. Sì. E dicevamo, ma com'è un canale di deflusso fatto a curva? Lo diventa nel tempo. Per effetto del... Perché se uno fa un tracciato di deflusso lo fa dritto. Lo fa dritto, però si modifica col tempo. Difatti i meandri dei fiumi molto spesso vengono modificati dal tipo di terreno che incontrano. Tu come la didascalia messa, a parte il cornio che è un riferimento colto identitario, cioè davanti colto ma usa una delle lingue venete, cioè, sì, lui gli ha dato il suo nome, però è un cornio. Quando dico le didascalie vi dico perché noi questo lavoro che stiamo facendo sul guado partecipante l'abbiamo fatto a Roma più di una volta con dei cieli, cercando di descrivere ciò che vedevamo a chi non vedeva. Aperta e chiusa parentesi, c'è lo storico, quindi sono in qualche modo. E ci piace, mentre i cinesi ieri, quando siamo entrati, attraversiamo anche se sono le strisce, ma noi rimaniamo anche qua, tanto sì. Il fiore lì non... Sì. Ah, abbiamo il fiore, perfetto. Sì, sì. Allora, il fiore che stiamo posizionando hanno questi montaghi e linkano anche all'incontro con i cinesi ieri. Lo ascoltiamo, chi ce l'ha pronto? Quelle sono le unici testimonianze ormai di campi, cioè tra la strada e l'autostrada. Ecco, quello potremmo dire, è l'ultimo campo? No, c'è una fascia lungo l'autostrada, campestre diciamo.